Max Forgiarini non poteva mancare naturalmente il suo volto nelle interviste di fine partita, perché lui è un po' il fautore, l'artefice, no, di questa squadra, almeno dal punto di vista del mercato. Max, soddisfatto immagino? Soddisfattissimo, l'abbiamo interpretata nel modo giusto. Sapevamo che eravamo sfavoriti, che c'era una squadra fortissima da affrontare, però c'era solo un modo e i ragazzi l'hanno fatto dal primo minuto. A parte, ecco, i primi 5 minuti un po' di sofferenza, però poi penso che la vittoria sia meritata. Un altro grande protagonista di questa vittoria è il signore che è seduto in panchina, che è Max Marangoni. A questo punto lo riconfermi per il prossimo anno? Allora, al di là che Max è un amico e te lo può confermare anche lui, penso che quello che ha fatto negli ultimi 3 anni, siamo ripartiti dopo 3 anni di Covid dalla seconda con un nulla totale e stasera alziamo la coppa, quindi starà a lui dirmi sì o no, ecco, diciamo così. Ma per te sì? Assolutamente, certo. Sì, e qualche colpo di mercato, sappiamo che sei espertissimo e ti muovi sempre con grande anticipo. Beh, è già qualche mese insomma che mi sto muovendo, ci saranno novità sicuramente, perché come ci siamo detti ogni anno dobbiamo cercare di migliorare, no? E negli ultimi 3 anni l'abbiamo fatto step by step, prossimo anno cerchiamo di fare un pochino meglio, anche se ripetersi come serate come questa non è mai semplice. A chi vuoi dedicare questa vittoria stasera? Ho detto prima anche al tuo collega in diretta, a tutto il gruppo Campagnola, che è una famiglia straordinaria. Io ho 48 anni, ci sono da 48 anni qua, però mia moglie Serena che sopporta tutti i miei tour in giro per il Friuli a cercare giocatori, merita sicuramente questa coppa, quindi è per lei. Beh, già dal nome si capisce che è Serena. Assolutamente. Senti, papà come l'ha preso? Papà è felicissimo, papà sai che lui vive di Campagnola, io avevo pochi mesi che ero già al Goi a vedermi il Campagnola, quindi lui è veramente uno che ha dato tutta la vita per il Campagnola e la dedico anche a lui perché se la merita veramente.